Abbiamo terminato il precedente video con la domanda: quella indifferenza, quella vera e reale indifferenza che significa forza, come potrà essa svilupparsi? Prima di tutto pensando quotidianamente al suo significato, sforzandovi lentamente di comprenderla un po' per volta, finché ne possedete ogni dettaglio o sapete esattamente ciò che intendete per indifferenza. Poi, praticandola nella vostra vita quotidiana, in mezzo al mondo degli uomini, pratica che non consiste nell'indurire voi stessi, ma nel rendervi responsivi. Non nel costruire attorno a voi una conchiglia che tutto respinge, ma rispondendo con tutto il vostro essere a tutto ciò che proviene dal di fuori, mantenendo nel contempo un equilibrio interno che non si lascia cambiare, mentre sente profondamente il cambiamento. Lezione dura e difficile, ma che porta con sé tanta speranza, tanta gioia, tanta più acuta e vivida vita, che se anche non desse di più varrebbe la pena di praticarla. Poiché a misura che lo spirito si sente crescere in modo da non poter più essere scosso, pur sentendo ogni palpito che viene dal di fuori, acquista un senso di vita più largo, di più piena armonia, di sempre crescente consapevolezza, di sempre maggiore unicità con ciò di cui fa parte. E mentre il senso di isolamento man mano si scioglie nel nulla, fluisce in lui la gioia che dimora nel cuore delle cose. Ed anche ciò che per l'uomo ordinario è sofferenza perde per il discepolo la sua qualità di dolore, perché egli lo sente in un certo qual modo come parte della vita universale, come una sillaba parlata nel grande linguaggio della manifestazione, e ne può comprendere il significato senza agonia nel cuore, già che la pace che si sviluppa da questo espandersi nella conoscenza travolge di gran lunga e cambia il suo atteggiamento verso ogni cosa nel mondo esterno, verso tutto ciò che gli uomini giudicano come dolore, come perdita. Pensando così e praticando in questo modo, avvertirete questo senso che cresce in voi, questo senso di calma, di forza, di serenità, tanto che vi sembrerà di essere in un luogo di pace, anche se nel mondo esterno infuria la tormenta. E voi vedrete e sentirete la tormenta, ma non ne sarete scossi. Questa pace è una delle primizie della vita spirituale. Si annuncia prima con un senso di pace, poi di gioia, e fa della vita del discepolo un continuo sviluppo che da una parte si dirige verso l'alto e dall'altra all'interno, verso il cuore, che è amore. Da questo stato di cose nasce il senso dell'autocontrollo. Il sé interno diventa più forte delle circostanze esterne e mentre è desideroso di rispondere ad esse, rifiuta di lasciarsi influenzare dai contatti con l'esterno. Dall'autocontrollo e dall'indifferenza scaturisce il potere di non odiare più nessuno e nulla. Potere che ha tanta importanza per tutta la formazione del carattere dell'aspirante che vuol diventare discepolo. Nulla deve essere odiato, tutto deve essere riportato entro il circolo dell'amore, senza tener conto delle apparenze ripugnanti, senza curarsi degli antagonismi esterni, senza badare alla repulsione esterna. Il cuore di tutto è vita e amore. E perciò questo aspirante, che sta imparando le sue lezioni, non può chiudere nulla fuori del circolo della compassione. Tutto deve essere abbracciato entro i suoi limiti, a seconda della sua capacità, capacità di sentire. Ed egli diventa l'amico di ogni cosa vivente, l'amante di tutto ciò che vive e sente. Man mano che così costruisce le pietre che servono di base alla formazione del suo carattere, egli diventa intrepido. Intrepido perché non odiando nulla, nulla può avere il potere di danneggiarlo,
Le ferite dall'esterno non sono che la reazione di un'aggressione dall'interno, perché noi siamo i nemici degli altri e allora questi a loro volta sono i nostri nemici. Perché noi ci lanciamo nel mondo come assalitori, le cose viventi a loro volta ci assalgono. Noi che dovremmo essere innamorati di ogni cosa vivente, ci atteggiamo a distruttori, a tiranni, ad odiatori, conquistando il mondo per tiranneggiarlo e non per educarlo, come se il lavoro dell'uomo qua giù non consistesse nell'educare i fratelli più giovani ed elevarli con la tenerezza e con la compassione. Noi ci mettiamo all'opera e tiranneggiamo gli altri, siano essi umani o animali, purché siano più deboli di noi. E troppo spesso sulla loro debolezza noi misuriamo la nostra tirannia, sulla loro impotenza il peso del fardello che carichiamo sulle loro spalle. E poi ci meravigliamo che le cose viventi ci sfuggano, che al nostro avvicinarci i deboli ci temano, i forti ci detestino. O, nella nostra cecità, ignoriamo che tutto l'odio proveniente dal mondo esterno è il riflesso del male che è in noi stessi, mentre per il cuore pieno d'amore non esiste nulla che sia odioso e perciò nulla che possa fare del male. L'uomo che possiede il dono dell'amore può camminare incolume nella giungla, può andare illeso nelle caverne dei più feroci carnivori o prendere nelle sue mani il serpente. Perché il cuore che contiene solo amore non può far pervenire nessun messaggio di odio e l'amore che irradia su tutto il mondo attorno a noi, che attira tutte le cose a sé per servirle e non per danneggiarle, attira anche tutte le cose per amarle e non per odiarle. È così che ai piedi dello yogi o yogi la tigre si rotola piena di amicizia. È così che ai piedi del santo i più selvaggi animali portano i loro cuccioli per asilo e protezione. Ecco perché tutte le cose viventi si avvicinano all'uomo che ha il cuore amante, perché tutte sono progenie del divino e il divino è amore. E quando questo amore nell'uomo è diventato perfetto, parla all'intima essenza di tutte le cose e le attira a sé. E noi allora impariamo gradatamente e lentamente a camminare impavidi nel mondo. Impavidi anche se le cose ancora ci fanno male. Perché noi sappiamo che se siamo colpiti è soltanto perché paghiamo il debito di un brutto passato e che per ogni debito pagato rimane alleggerito il conto nostro sul registro della natura. Ed impavidi anche perché impariamo a sapere che la paura nasce altrettanto dal dubbio che dall'odio. L'uomo che sa ha superato il dubbio e va con passo sicuro ove sa di poter andare. Perché cammina soltanto sul solido e non esistono trabocchetti sulla sua strada. E tutto questo contribuisce a formare una volontà ferma ed inflessibile, una volontà che è basata sulla conoscenza e che cresce confidente per mezzo dell'amore. E a misura che l'aspirante si inoltra nella corte esterna del tempio, il suo passo diventa più sicuro, il suo cammino più diretto, fermo nel suo proposito e di forza sempre maggiore. Il suo carattere comincia a profilarsi in linee nette, chiare, distinte, ferme, segno apparente della crescente maturità del suo spirito.